puntata. Rifacciamolo. Buongiorno. Sì, l'ho fatto un'altra volta. Andiamo con ordine. Uno dei motivi per cui alcuni dei miei video su TikTok sono diventati virali è perché voi avete iniziato a sfidarmi nei commenti a far suonare cose che solitamente non andrebbero suonate. E da quel format sono usciti fuori video come far suonare un uovo. Far suonare una cannuccia. Fare un flauto traverso con un mattone. E così via. Fino a che qualche settimana fa mi arriva questo commento. Una sfida ritenuta impossibile. Far suonare una strada. E visto che la parola impossibile per me è praticamente un'istigazione, il mio cervello ha deciso che quella sfida sarebbe diventata il mio incubo fino a che non fossi stato capace di suonare una strada. Quindi ho passato diversi giorni a cercare di capire come fare, senza riuscirci. Fino a che? Illuminazione. Ho scoperto infatti che in Ungheria, poco sopra Kaposvár, che si trova poco sotto il lago Balaton, esiste una strada sulla quale i segnali acustici che servono a far sì che tu non vada fuori dalla corsia sono posti in modo che andandoci sopra a una velocità fissa e costante, posso uscire fuori qualcosa che assomiglia a una canzone. Quindi ho preso la palla al balzo e con una Tesla rossa e una buona compagnia sono partito per andare in Ungheria a suonare un'autostrada. Ah, buongiorno. Quale modo migliore per iniziare la giornata se non a un supercharger di Tesla? Infatti la nostra idea adesso è dare una botta di carica alla macchina fino al 100% per partire e arrivare fino in Slovenia, forse. Bando alle ciance. Minuti e siamo pronti. L'unica cosa che mi preoccupa di questo viaggio è il fatto che stiamo partendo in un periodo dell'anno particolarmente freddo. Cioè, non è vero, in realtà è metà ottobre, però fa un sacco freddo. E se penso alle batterie del mio telefono, con il freddo durano pochissimo. Speriamo di arrivare sani e salvi a destinazione. Pensavamo di godere di un bel cielo, ma ci sono solo nuvole. E cacca di piccione. La carica ci sta mettendo un po' più del previsto. C'è della noia in tutto questo. Molto bene. Ottimo. Siamo pronti per partire. Ho una brutta notizia. Siamo appena entrati in autostrada e siamo già all'89% di batteria. Sarà un viaggio pieno di preoccupazioni. Teoricamente oggi l'idea è di arrivare almeno fino a Lubiana. Questo perché domani vogliamo essere assolutamente in Ungheria. Però visto che non ho nessuna voglia di guidare per 7 ore consecutive e soprattutto che la macchina non ha tutti questi chilometri di autonomia, abbiamo pensato di fermarci al supercharger di Verona. E secondo i nostri calcoli dovremmo arrivarci per pranzo, quindi mangiare lì mentre la macchina si carica. Tutto questo sperando di arrivarci. Secondo la macchina dovremmo arrivare a Verona con un 25% di batteria. Direi ottimo. Sarà un viaggio lungo. Una notte di settembre mi sveglio. Cava in un cortile io, vagabondo che sono io. Na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia. Piove, piove. Io ho fame. È pieno di camion, ci sono i lavori e piove. Parto da Dio questo viaggio. Pure o principessa, nella tua fredda stanza, non manco scioglierà il silenzio. Ha reso soffiato questo cioccolato? Sì. Non mi piace. Inizio 700. Siamo vicino a Cremona, la città dei violini, e io mi ero detto, vabbè, siamo in anticipo sulla tabella di marcia, fermiamoci a vedere il museo del violino. Poi siamo a 40 all'ora in autostrada. Bene. Bene. Come sono felice di andare a 47 all'ora sul raccordo autostradale. Almeno è uscito il sole. In Slovenia ci arriviamo a novembre, così. Sì. Peccato di una donna
quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ok, siamo vicini all'uscita di Verona, voglio capire un pochino come si comporta il pilota automatico di Tesla. Piccola e rapida precisazione. L'autopilot di Tesla non è in grado solo di mantenere la distanza della macchina davanti, mantenendo la velocità costante, quindi frenando quando c'è bisogno, e di non sbandare dalla corsia, ma è programmato anche per eseguire sorpassi e prendere l'uscita corretta dell'autostrada. La Tesla richiede, giustamente, di tenere sempre almeno una mano sul volante, per una questione di sicurezza. E io in questo video non ho tenuto le mani sul volante. L'ho fatto in un tratto di strada sicuro, vuoto, abbastanza dritto, e soprattutto solo a scopo dimostrativo. Ma visto che mi sento un sacco di responsabilità sulle spalle, non fatelo a casa. O quantomeno non fatelo in macchina. Oddio. Siamo usciti dall'autostrada, tutto in autonomia. Visto che ci trovavamo vicino a Vicenza e che ci serve fare pausa per caricare la macchina, ho sentito il buon Sinna e andiamo a pranzo insieme. Ok, tac, ed eccoci arrivati a destinazione. Siamo arrivati con un dignitosissimo 25%. Sì, sì, adesso siamo per ripartire, adesso dovremmo... Devo ammettere che in questo primo tratto autostradale la batteria di Tesla mi ha stupito. Inizialmente col fatto che appena entrati in autostrada avessimo perso un 10% buono mi ha messo un po' d'ansia. Però comunque siamo arrivati da Torino a Verona senza nessun tipo di problema. Andiamo a mangiare, va? Anche tu fatti la tua scorpacciata di energia. Da qui abbiamo incontrato il mio amico Sinna su YouTube, Sinna Gaghiri. Non ha di certo bisogno della mia pubblicità, però ci tenevo a dirlo. E siamo andati a mangiare in un posticino che ci ha consigliato lui. Ho registrato veramente poche clip perché ci tenevo a passare un po' di tempo con un amico piuttosto che a dedicare tutto il mio tempo a un video. Perdonatemi. Non andare a mangiare, ma stiamo andando... Ho prenotato un posto un po' troppo lontano, non mi ricordavo fosse così distante. Abbiamo fatto tutti i colli veneti per arrivarci. Tutti i colli, colli iberici. Colli iberici. Colli iberici. Va che bel posticino. Ah? Ah. No. Ah. Bravo, dove siamo? Descrivici. Questo è i colli iberici in Veneto. Mangeremo da Dio. L'amore è ieta. Non devi neanche aprirlo. Vai. Devi andare alla seconda pagina e prendere... Tartufo. Risotto al tartufo. Iniziamo mica niente male. Questo qua è il baccalà alla vicentina. L'acqua è buonissima questa cosa. Cioè sa proprio di tartufo. È come quello che compro io che sa di cartone. Lo assaggi e sorridi. Lo assaggi e sorridi. No, no, oddio. D'acqua. Questo lo assaggi e sorridi, basta. Piccola chicca che non so quanti di voi sanno. Sotto i cerchi aerodinamici di Tesla ci sono degli altri cerchi in lega. Questi servono principalmente ad aumentare l'autonomia. Infatti Tesla dichiara che si possono fare diversi chilometri in più se si tengono questi. E visto che noi dobbiamo arrivare fino in Slovenia, è ora di riattaccarli. Va che bellina. Comunque con queste colonnine che sono le più veloci, in veramente niente raggiunge un'altissima percentuale di batteria. Molto ludico il fatto che io possa modificare il suono del clacson e mettere per esempio... Fantastico. Direzione Lubiana. Secondo la macchina ci arriveremo con il 5% di batteria. Siamo appena arrivati a Lubiana. Siamo invasi dalla polizia. Abbiamo le strade completamente bloccate perché a quanto pare c'è una protesta per il Covid. Abbiamo capito. Sono già in difficoltà io perché è una città che non conosco. Non sto trovando parcheggio neppure in polizia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in hotel sani e salvi. Un po' confusi. Allora, adesso il nostro obiettivo è scendere in strada, cercare di capire cosa sta succedendo. In tutto questo io ho guidato per 7 ore e mezza e penso di avere il sacrosanto diritto di avere fame. Quindi andiamo a cercare un ristorante. Thank you.
molto easy e molto leggera. In questo posto i bicchieri sono magnetici. Cioè, è geniale. Buon appetito. È buonissimo, spettacolare. Ne voglio altri 36, per favore. Siamo felici di annunciarvi che ci si è appena rotta la tenda della stanza. Bene. A domani. Colazione per noi. Colazione anche per lei. Per il pavido stupido. Per il pavido stupido. Canta. Io. Quel pavido stupido. Che cagato. Giovanni Reppa sullo d'Inghilterra. Arriva un bastimento carico, carico di... Come funzionava il gioco? Siamo in Ungheria e abbiamo ancora un sacco di chilometri da fare. Ma questo è altro per la musica. Il menù è solo in ungherese. Fantastico. Se Google traduttore ho capito che questo qui è buono. Sarà il mio pranzo. Non so se rendo l'idea. Questa è la mia mano. E io ho le mani grandi. Buon appetito. Io ti dicono che ti portano delle patatine, comunque te ne portano 600 grammi a testa. Sto per svenire. Ho speso 4.120 fiorini, quindi circa 11,50 euro. Tutto questo per due panini che pesavano come il mio cane, le patatine, un'acqua e una Coca-Cola. È regalato. Siamo finiti nella radura incantata. Siamo finiti in un campo di spinaci. Un fungo. Però... Oh. C'è il vento. Teoricamente siamo veramente vicini al punto in cui potremo suonare un'autostrada. Cominciano a comparire i primi cartelli con le note musicali sopra. Non so perché, ma sono gasato come una piglia. Pochissimi chilometri dopo questa affermazione abbiamo raggiunto il tratto autostradale chiamato The Musical Road, ovvero quel punto di autostrada che si può suonare, segnalato da alcune note musicali disegnate per terra. Non è altro che, come ho detto all'inizio, una serie di indicatori sonori posti in modo che possano suonare. Ma come funziona? In realtà è molto semplice. Quando la gomma, rotolando, passa sulla zigrinatura che si trova sull'asfalto, produce sempre una frequenza. Tendenzialmente però quella frequenza è costante. Quindi se ci troviamo in un'autostrada italiana e andiamo troppo verso destra, sentiremo più o meno... Se però questa zigrinatura viene fatta a una determinata altezza, con una determinata lunghezza e soprattutto con una distanza costante le une dalle altre, si riesce a produrre non solo un ritmo, ma anche una vera e propria variazione tonale. E quindi si possono creare delle note e delle melodie. Godetevi la musical road. Rifacciamolo. E abbracciando la mia curiosità malata, ho fatto inversione e l'ho rifatto un'altra volta. Questa volta però sono andato molto più piano ed effettivamente è successo quello che era più prevedibile, ovvero il ritmo si rallenta, ma soprattutto anche la frequenza si abbassa. Poi, facendo l'autostrada più lentamente, tutto il brano si è abbassato di qualche tonalità. Allora, tiriamo un pochino le conclusioni della cosa. È sicuramente qualcosa di fantastico. Non so quanto effettivamente aiuti a mantenere il focus sulla strada, però abbiamo suonato una strada. Figo! Bene! Dopo aver fatto esattamente 3258 chilometri in 3 giorni, semplicemente per partire da Torino, andare in Ungheria, suonare un'autostrada e tornare a Torino, mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Mi rendo conto che forse dovrei prendere le sfide che mi ponete un po' meno seriamente. Però almeno io posso raccontare di essere andato in Ungheria a suonare un'autostrada. Che forza! Bellissimo comunque, secondo me sta venendo bene.